Rihanna, what's my name? Ma quanto è bella Rihanna, ho visto questo video proprio ieri in un bar che aveva la radiovisione, sì. No? Ma quanto è bello. Ma pure il resto, non è che lo vogliamo buttare. Allora, cari amici, qui a Radio Punto Nuovo, le 10 e 22 minuti primi italiani, con Pino Valido e Marco Critelli, stiamo parlando di Italia, ovviamente. Allora, ed è un'Italia che non è unita fino in fondo. Meglio, Marco, spieghiamo, c'è qualcosa che fondo in fondo non va. Sì, ovviamente non ci stiamo riferendo alla politica, l'Italia è unita da 100... Ma ci sono ancora delle differenze culturali. Servirebbe un esperto, Pino. Lo chiamiamo? E io ce l'ho. Signore e signori, è con noi l'esperto di usi e costumi del sud, Ciro Giustiniani. Pronto? Ci sei? Pronto? Eccolo là, in diretta da casa sua. Direttamente da casa mia. Senti, ma non vi sento molto bene, eh? No, aspetta che noi ci aggiustiamo. Tu, se per caso hai la radio accesa, abbassala. In che stanza ti trovi, Ciro? Sì, ce l'ho sull'armadio, mo' abbassala. No, se è così, dillo prima. Non in quel senso. Ciro, in che cosa si differenzia il sud dal nord Italia? Bravo, si differenzia prima di tutto che non c'è proprio paragone, insomma. Perché? Mi dispiace che mo' quelli della Lega che ci ascolteranno, perché Radio Punto Nuovo pensi che arriva, no? Pure... Assolutamente sì, in a Venezia, dunque ce le possiamo dire quattro cose, tengo coraggio di dirle. Vai, insomma. Dille. No, ci sarà una differenza sostanziale, insomma, noi siamo differenti proprio perché noi siamo noi, insomma, e loro sono noi, come la differenza tra Mila Nurk e insomma Mila Banana. noi siamo quella Nurk, più saporita la banana. Mila Banana, non entriamo nella verdura. No, non entriamo nella verdura, anche perché rischieremo di non uscircene più. Sei più bravo. Però devo dire la verità, la differenza ci stanno pure le differenze, come stava parlando di verdura, ma pure alimentari, cioè pure per esempio per noi qui al sud è difficile fare una dieta, tra il nord è difficile fare una dieta, perché che ci vuole che magari a pranzo ti saltano piatti, che ci vuole, noi c'ho due morosi. Per loro è facile, ma di noi diventa un sacrificio, diventa più difficile, per esempio loro hanno su risotto, sì, ho ucciso una cosa ma è sempre risotto, invece noi per esempio pigliamo un cannellone, cioè a noi è difficile il cannellone, perché noi il cannellone non è che lo mangiamo, lo riempiamo, c'è un zucam, poi lo riempiamo, c'è un zucam, quando proprio ci siamo abbuffati ci mangiamo la sfoglia fuori. Quello della pasticceria. È così, cioè... Ciro, tra l'altro tu sei una buona forchetta, No, ma lei ci sono un simpatico cucciare, Se per caso c'è ancora qualcuno che non conosce Ciro Giustiniani, quei pochi, cercando... Sì, giusto, insomma, proprio l'Equitale ancora, proprio perché... La differenza è che comunque quelli dicono, ma quelli del sud non pagano niente, poi sono a casa mia. Perché? E mio padre sta chi nel buletto, ma tutte cose, come dire? Ma no, ma povero signor Giustiniani, lo salutiamo, signor Giustiniani. Sì. E guarda, io credo che comunque è importante che l'Italia sia unita, perché ormai è stato fatto, insomma, portiamolo. No, vabbè, nel senso che comunque è giusto che comunque la nazione vada avanti, anche perché comunque altrimenti se ci dividiamo, ai mondiali ci dobbiamo presentare con due nazionali. Infatti. E vinciamo comunque noi, perché noi teniamo meglio al sud, insomma. Poi mi immagino la finale Italia del Nord contro Italia del Sud. Tipo la Corea. Bravo. Speriamo di no. Grazie mille, Ciro. Un bacio ragazzi, Radio Punto Nuovo, e ci vediamo presto. Vi raccomando, seguiteci su Made in Sud. Bravissimo, Ciro Giustiniani, nella prima edizione mi posso vantare, ci sono anch'io nel cast. Sì, grazie, c'è anche Marco nel cast, ci paga, ha fatto un'iscrizione di 30 euro e paga 50 euro al mese. Ma non dire queste cose, sono segreti nostri. Va bene, grazie Giustiniani. Grazie mille. Ciao, buona giornata e buona festa dell'unità. Dammi leggo Curriero Sport. Arriva Giorgia, su Radio Punto Nuova Italiani questa mattina, questa ci piace molto, si chiama Io come te.